che cosa rimane dopo l'eliminazione della Juventus dalla Coppa dei Campioni per mano di un formidabile Bayern? Che cosa deve imparare la Juventus per ritornare in Champions League ed essere più competitiva? Primo, questa squadra ha fatto e ha dato il massimo. Ha ragione Conte quando la elogia in blocco indistintamente, perché soltanto 18 mesi fa immaginare che la Juventus potesse rientrare nel novero delle 8 squadre più forti d'Europa, dopo essersi lasciata alle spalle due settimi posti e anche una stagione di mancata partecipazione alle coppe europee, sarebbe stato troppo ottimistico anche fra il più ottimista dei tifosi bianconeri. Invece la Juventus ha vinto lo scudetto, si avvia a rivincere il secondo titolo consecutivo, è arrivata fino ai quarti, si è inchinata alla supremazia netta, evidente, marcata, meritata di un formidabile Bayern. Primo, serve un grande attaccante, un grande cannoniere, che sia Higuain, che sia Benzema, che sia Suarez, che sia soprattutto un bomber capace di fare la differenza e di spostare gli equilibri in campo internazionale. Agnelli ed Elkan ora devono decidere se vogliono che la squadra divenga ancora più competitiva e vada oltre i quarti di finale della prossima Champions League. Questa squadra ha bisogno in primis di un rinforzo in attacco. E poi c'è una rosa da integrare. Isla è stato una delusione, l'abbiamo visto anche ieri sera. Ci sono altri elementi che devono essere messi alla prova in questo finale di stagione per verificare se possano rimanere nell'organico di Conte del 2013-2014. Inoltre, la Coppa dei Campioni di quest'anno lo ha dimostrato, se Chiellini si infortuna per due volte e rimane fuori per circa tre mesi, bisogna avere un sostituto all'altezza. Barzagli è stato strepitoso, ma praticamente ha giocato sempre e non si può chiedere al difensore centrale di essere comunque a disposizione. Ecco perché la Champions insegna che per arrivare o tentare di arrivare ai livelli del Bayern, del Barcellona, del Real Madrid e dello stesso Borussia Dortmund bisogna allestire una rosa ancora più competitiva, ma nel frattempo questa Juventus merita solo e soltanto gli elogi e gli applausi che il suo pubblico, dando una grande dimostrazione di maturità, le ha tributato dopo l'eliminazione dalla Coppa dei Campioni per mano di una squadra che questa Coppa più che mai può vincerla.